L'economia circolare vuol dire qualcosa che recupera tutto, usa in maniera efficiente le risorse e grazie a questo può costruire nuovo sviluppo, nuova occupazione, benessere. Ecco, questo quindi cambia il modo in cui comunicare, non soltanto come facciamo a tenere insieme ambiente e lavoro, ambiente e sviluppo. È invece il modo di partire dalla difesa dell'ambiente che ci consente di avere un nuovo sviluppo, nuova occupazione e nuovo lavoro. Il gruppo Burgo sta vivendo un periodo di profonda trasformazione, è uno dei più grandi gruppi cartaie europei, da sempre attento a aspetti di sostenibilità del business e sostenibilità ambientale. Ha deciso, seguendo un po' lo sviluppo dell'andamento in discesa delle carte grafiche, di spostare una parte delle sue produzioni, seguendo i dettami dell'economia circolare, su prodotti per l'imballaggio, quindi prodotti che partono da carte da macero, che consentono di riutilizzare risorse del territorio anziché materie vergini che arrivano da molto lontano e che consente di ridurre l'impronta ambientale, quindi l'economia circolare si chiude anche con un prodotto più vicino al consumatore italiano e più vicino alla filiera del macero italiano. Quel quasi immisurabile e influente 0,01% rappresentato dall'uomo è stato capace di distruggere circa l'83% dei mammiferi selvatici e più del 50% delle piante. Abetlon Laminati è produttrice di laminato decorativo HPL per il rivestimento di superfici. È ovvio che una produzione di un materiale come il nostro necessita anche della ricerca di economie circolari che ci consentano anche di poter andare sul mercato con degli argomenti naturalmente validi da questo punto di vista, che è sempre più sentito, sempre più ricercato dai consumatori. Abetlon Laminati ha iniziato un processo di circolarizzazione della propria produzione, quindi inserendosi in un discorso di economia circolare ben prima che il legislatore lo imponesse. L'uso poi da parte nostra di grande quantità di energia ci ha consentito di produrre energia autonomamente, che ci consente poi di ottenere quel vapore così importante nella produzione di un laminato. Nella produzione del tendino noi il processo produttivo prevede l'acquisto in foresta del legno vergine e naturalmente il legno è diverso, noi estraiamo in Europa dal legno di castagno, in Argentina dal legno diverso. Il gruppo Silvatima è leader mondiale nella produzione di tannini vegetali, a livello industriale vengono utilizzati nella concia del cuoio e nell'alimentazione animale. Quello che caratterizza la produzione dei tannini in Silvatima è la possibilità di avvicinarsi all'economia circolare, riuscendo a riutilizzare, a rivalorizzare il prodotto esausto. Una volta estratti i tannini dal legno, infatti, usiamo il legno detannizzato per produrre pellets. Una ulteriore divisione di Silvatima è il food e anche in questa produzione riusciamo ad essere circolari. In che modo? Noi produciamo pectina, che è un addensante alimentare, la produciamo dalle scorze dei limoni. A valle della produzione della pectina residua un prodotto che si chiama pastazzo e riusciamo a utilizzare questo byproduct producendo fibra alimentare. Rivalorizziamo anche la materia di scarto della prima produzione di pectina attraverso una seconda produzione riemettendo valore nell'economia. Obiettivamente noi da quando ci alziamo la mattina fino a quando andiamo a coricarci concretamente operiamo per mantenere e salvaguardare le nostre colline. E quindi abbiamo adeguato tutta la nostra azienda a delle pratiche ancora più buone, ancora più virtuose. Questo logicamente in un'ottica e una prospettiva futura, perché nella realtà dei fatti i risultati sono veramente più per lo spirito che non per la qualità del vino, che già era ottima prima che la nostra generazione venisse a lavorare nelle cantine Ceretto. Iniziative come questo festival non possono far altro che aprirci ulteriormente gli occhi su degli argomenti che per fortuna in un territorio come le Langhe e Roero siamo già sufficientemente sensibili. Siamo una
stazione sciistica dove ci uniamo. Diamunè, nata negli anni 80 come stazione sciistica, arriva al 2012 con il nostro arrivo come società. Da subito abbiamo dato importanza alla sostenibilità e alle buone pratiche aziendali. Nel 2015 ritorniamo ad essere stazione sciistica e lì nasce l'esigenza di legare l'utilizzo degli impianti di risalita ad una scelta sostenibile, a una buona pratica. Di conseguenza la stazione sciistica di Piamunè e tutto ciò che è all'interno della località turistica, quindi rifugi e tutto ciò che utilizza energia elettrica, deriva da fonti 100% rinnovabili. E noi siamo un utility, quindi forniamo praticamente tutti i servizi di energia e di ambiente. Siamo nati con Circonomia proprio legato alla circolarità dell'ambiente, al recupero, al riciclo, all'utilizzo di tutte le fonti in un modo ottimale, in modo da produrre anche all'origine pochi rifiuti. Noi abbiamo più di 300 soci pubblici, che sono i comuni, unioni montane, unioni di comuni e private, con un elemento comune di essere espressione dei territori in cui noi lavoriamo. Economia circolare vuol dire circolarità dell'informazione, condivisione, lealtà nei confronti di tutti e messa a disposizione l'un l'altro delle capacità e delle competenze. È un nuovo modo di vedere Circonomia e che pone le basi, siamo convinti, di una nuova rivoluzione industriale basata sul rispetto dell'ambiente e sull'utilizzo e la produzione ottimale dell'energia.